Comincio io? Allora, intanto devo ringraziare il club, tutto quanto, perché mi ha permesso in pochissime ore di mettermi in condizione di lavorare al meglio con la squadra, di mettermi in contatto veramente, siete tutti veramente super, da tutti, da Gisterieri che è il numero uno qua da tanti anni, ai miei fisioterapisti e ai miei assistenti. Veramente, tutti veramente molto 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 collaborativi. Questo ha permesso a me di fare 5 allenamenti al massimo delle nostre potenzialità con quello che avevamo. Quello che avevamo l'avete visto, e cioè avevamo ovviamente un giorno che era in condizione, ho dovuto un po' tirare il collo a Sean King e ovviamente Matt Walsh che si era visto dalla panchina. Sapevamo che potevamo fare qualche cosa in difesa e credo che l'abbiamo dimostrato. Credo che la vittoria, al di là dei due punti stasera, la vittoria più bella sia quella di tenere una squadra da soli 60 punti. Questa credo che sia la cosa più buona, poi non sempre ci riusciremo, però intanto è un bel partire. Credo che tutti siamo sforzati, finché soprattutto erano freschi nei primi due quarti, di giocare un po' di più la palla sui passaggi, poi è ovvio che la partita non rimane sempre quella nell'arco dei 40 minuti, ma sì, la stessa ha aumentato l'aggressività, ci ha un po' sporcato e ha mischiato le carte con quella zona match-up e quindi un po' ha rallentato il ritmo dei passaggi e poi è cresciuta ovviamente anche la stanchezza da parte dei nostri giocatori, anche perché i due falli precoci di Dwight alla fine del primo tempo ha costretto a giocare molti minuti gli altri, quindi non aveva un cambio sugli esterni. Devo dire che poi ci abbiamo creduto e quando ci hanno raggiunto abbiamo tenuto in difesa, abbiamo avuto la pazienza di aspettare e trovare dei buoni calenzi, abbiamo fatto anche delle sciocchezze, questo è vero, a volte anche per eccesso, a volte di un passaggio in più, abbiamo fatto fuori tempo, però sappiamo tutti che l'attacco richiede molti allenamenti, un po' più di tempo e soprattutto richiede una squadra un po' più completa dal punto di vista del talento e dell'esperienza. Oggi avevamo quello che avevamo, l'abbiamo messo sul campo, credo con grande animosità e credo che questa sia la fotografia, cioè da qui dobbiamo partire. Io credo che Sean King oggi sia stato veramente il re della partita, scusate il gioco di parole, ma proprio perché si è sacrificato veramente per tutti. Io non ho neanche letto le statistiche, credetemi, perché non sono tanto interessato a queste cose qua, sono interessato all'atteggiamento difensivo che hanno avuto, perché da quello dovevamo partire. Dobbiamo contare sul talento perché il talento avrebbero vinto loro 20-0. Domande ci sono? Qui. Ciao Zoff. Ciao. Dunque, due degli uomini più criticati della precedente gestione, Ware e Motum, sono stati i due perni centrali della tua Virtus. Ecco, è cambiato qualcosa anche nell'approccio psicologico alle partite? Allora, i giocatori non sono stupidi, quindi sanno benissimo che qualcosa è successo e sanno che se arriva una pallottola all'allenatore, la seconda è per loro. E quindi sono sicuramente allertati. Non credo tanto alle scosse in quanto tali, perché quella scossa dura poco. Bisogna sicuramente pensare che loro sicuramente hanno messo più impegno e credo che noi abbiamo pestato l'acceleratore sul fatto che eravamo più interessati a quello che succedeva in difesa e a passarci la palla. Credo che l'abbiano capito, anche perché ci siamo giurati tutti quanti che chi difende sta in campo, chi non difende se la guarda e credo che abbiano tutti mantenuto questo giuramento. Poi, ripeto, una rondine non fa primavera, godiamoci questa partita, godiamoci il fatto che magari hanno capito il primo step da fare, poi dopo la scalinata è lunga. Intanto complimenti per le donne e bentornato. Grazie. Allora, è il giuramento, il frutto di questa squadra che 7 giorni fa ha preso 48 punti in un tempo e oggi ne ha incassati 54 in una partita. Ma sai, la partita è storia a sé, io credo che qui c'è anche molto il lavoro di Luca, non lo nascondo perché ho cambiato veramente pochissimo in attacco, anche perché non c'era il tempo, quindi è una squadra che va sicuramente migliorata e perfezionata, ma aveva comunque già un buon lavoro, soprattutto offensivo, alle spalle. Credo che però siamo una squadra con o senza Matt Walsh, con o senza Jaron Jordan, che deve partire da questa faccia qua, da questa difesa, se no siamo alla lotteria, se no facciamo anche le 3 punti, siamo bravi e se sbagliamo siamo divertiti, questo è il concetto. Non possiamo...